avevo negli ultimi giorni, ragazzi, ne avevo sentite di ogni. Mi ha chiesto i 12 netti che diventano a salire 16 con i bonus. I bonus, ho mai capito i bonus. Se segni di tacco ti danno 500.000 euro in più. Se segni di testa, non lo so i bonus. Comunque, avevano quasi creato un caso, ma sinceramente poi anch'io ci stavo quasi cascando, no? Perché effettivamente anche il procuratore continuava a parlare, non diceva nulla di eclatante, però insomma già il fatto che ogni due per tre si sente parlare il procuratore, un po' la lampadina si accende, no? Poi questo rinnovo che non arrivava, insomma, la società che cambia proprietari, insomma, qualche dubbio c'era, no? Qualche problematica c'era. Insomma, ha avuto la ragione, l'ha avuta là. L'amore per la squadra, insomma, Lautaro Martinez ha trovato l'accordo con l'Inter, insomma, sicuramente avrà un ingaggio superiore perché è giusto che sia così, capocannoniere del campionato, a quello che ha fatto quest'anno è clamoroso, perciò, insomma, il fatto che lui guadagni meno di 2, 3, 4 giocatori del campionato italiano è assurdo, perciò è giusto che ci sia l'aumento dell'ingaggio, però nello stesso tempo, da quello che si è capito, va incontro alla società non chiedendo stelle, lune e pianeti. Belli siete, ragazzi, belli siete. Buonasera, buonasera, buonasera. Dico buonasera perché sono le 7:30, ma in realtà è ancora giorno. Ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nech nella casa del pane Balun. Allora, ragazzi, insomma, tutti gli anti-interisti erano lì acquattati sul Trespo, sul Trespo, nell'attesa del non rinnovo di Lautaro Martinez e della vendita. E invece, sabe, insomma, devo essere sincero, non è che io la speravo, perché insomma, quello no. Però insomma, un Inter senza Lautaro Martinez è un pochettino più semplice per gli avversari. Detto questo, così non sarà. Lautaro Martinez rimane qua a Milano, rimane a fare il cuginastro. Speriamo che nei derby magari si dimentichi di fare gol, che non ci sia, speriamo che non ci siano i bonus nei derby. Ma ti do un milione di euro in più ogni gol nel derby, siamo rovinati. Già segna di suono normalmente, segna anche, se ce l'ha anche nei bonus, quella clausola è un casino. Va bene, dai, parliamo di questo prolungamento, a parte gli scherzi, dai, facciamoci quattro risate, anche perché dopo la legnata di oggi, cinque pere, è vero, un amichevole, come tutti mi hanno detto anche nel video, ma sì, ma che te frega, ma non è quello, non è quello, è che, insomma, veramente quest'anno è stato incredibile, perciò ravviviamo un pochettino, facciamoci due risate e parliamo di questo rinnovo che è arrivato non è ancora ufficiale, non ci sono ancora le firme, ma si è capito anche dalle parole del suo agente che che si è trovato l'accordo, perciò insomma sono vicini, poi dovranno limare le unghie, le cose, comunque sono lì per prolungare il loro contratto. Dai, facciamoci due chiacchiere prima di cominciare, come al solito, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Cosa fate? Ma perché non vi iscrivete? Iscrivetevi al canale, iscrivetevi e attivate la campanella così rimanete aggiornati ogni qualvolta io pubblico un video, mettete un bel like, anche quello è doveroso, vi ringrazio di cuore e soprattutto fatemi sapere la vostra, interisti e non, interisti so che sono contenti, ma insomma è normale. Voglio sapere anche qualche non interista cosa ne pensa della situazione. Detto questo, se vi va seguitemi anche su Instagram o su Telegram, nella descrizione di questo video ci sono tutti i vari link. Allora, dai, andiamo subito. Ma non ci vedo qua, ecco qua. Allora, oggi si sono incontrati. La richiesta si diceva era di 12 milioni a stagione, più bonus, mentre l'Inter non poteva salire oltre, i 10 milioni, non poteva andare in doppia cifra, compreso, mi sembra di aver capito, coi bonus. Insomma, alla fine si è trovata una via di mezzo. Da quello che si è capito, Lautaro Martinez accetta di rimanere e di prolungare il proprio contratto nell'Inter per 9 milioni netti più 2 di bonus, perciò insomma è un bel prendere. Poi i bonus, da quello che ho capito, sono
abbastanza raggiungibili. Poi certo nel calcio devi giocare le partite, però insomma, se non sbaglio, mi sembra di aver capito 500.000 euro in caso di qualificazione Champions, e se non penso che l'Inter l'anno prossimo non arrivi tra le prime 4 o 5, non so se andranno anche 5 l'anno prossimo in Champions, comunque tra le prime 4 si arriva. Poi forse c'è un altro 500.000 per lo scudetto, insomma partono da favoriti, eh. Adesso vedremo cosa faranno le altre, ma se loro non vendono e prolungano la loro rosa e gli altri non sanno ancora chi li allenerà, i giocatori che rimarranno, perché anche a Napoli è vero che arriva un grande allenatore, stanno smantellando la squadra, non è semplice anche per Conte, perciò insomma anche quello è un bonus abbastanza raggiungibile, poi i gol insomma quelli li fa, perciò sono abbastanza, diciamo che sono 11, 9 più 2 di bonus, sono sostanzialmente 11, ed è giusto che sia così, ragazzi, se si pensa che Vlahovic percepisce nel campionato italiano 12 milioni di euro a stagione, che Leao ne prende 7, con i bonus arriva anche a qualcosina in più. Insomma, Lautaro Martinez mi pare che era fermo a 6, perciò già che sei dietro a due giocatori, il giocatore che ha fatto il bello e il cattivo tempo nell'ultimo campionato, è stato capocannoniere, insomma, nonostante si sia fermato 2 mesi fa di far gol, è rimasto comunque capocannoniere, perciò ne aveva fatti veramente tanti, tanti prima, perciò insomma il rinnovo, il prolungamento e l'aumento di ingaggio era doveroso, bisognava soltanto capire come, però mi sembra di aver capito che a questo giro ha prevalso anche un po' il cuore, no? Insomma, Lautaro Martinez si trova bene a Milano, da quello che ho capito, al di là delle, come dicono tutti, ma c'è anche attività extra calcio, ristoranti, cose, vabbè, ma quelli non è che è lui che ha a servire, non è che è lui dietro in cucina a cucinare o ai tavoli a servire, quelli gestiscono, perciò anche se vai da un'altra parte. Al netto di quello, mi sembra di aver capito che è interista abbastanza dentro, oramai è entrato proprio nella società anche col cuore. È giusto che lui chieda l'aumento, perché è giusto che, secondo uno, fa bene in qualsiasi azienda, qualsiasi dipendente, se ha un contratto e produce, chiede sempre di più, ma quello è normale, è il loro lavoro, sono dei professionisti. Però al netto di quello ci deve essere sempre alla base un equilibrio, no? Insomma, un equilibrio. Non è che avevano fatto capire, addirittura su Tutto Sport avevo letto che lui chiedeva 16 milioni, ma va, se ne prende 6, non ne può chiedere 16, 16, che 10 in più di ingaggio, mi sembrava eccessivo, vabbè, però insomma arrivava da Tutto Sport, che sicuramente non è simpatizzante interista. Però sinceramente la Gazzetta dello Sport, che comunque non dico che simpatizza Inter, però insomma è un po' più di parte, e anche lì c'era un bel po' di dubbi, perciò insomma, vedi, in queste cose qua non si sa mai, non si sa mai. Secondo me ha prevalso comunque l'amore per la squadra, per l'Inter, per il fatto che lui è il capitano di questa società, e gli avranno sicuramente garantito che c'è un progetto a medio-lungo termine, come ha detto Oaktree, che comunque non entra, prende, smantella, fa, dice, perché insomma se tutti quanti si aspettavano che Oaktree smantellasse la squadra, così non è, perché è arrivato già il primo rinnovo, anche se non c'è l'ufficialità, però insomma così sembra, e a cifre più alte. Vedremo adesso Barella, sicuramente verrà rinnovato, insomma, perciò vuol dire che chi è entrato non vuole smantellare la squadra, e soprattutto vuol dire che se Lautaro Martinez ha rinnovato, gli hanno dato le garanzie per poter andare avanti. Insomma, perciò il progetto c'è, la squadra è diventata del cuore, perché sostanzialmente Lautaro Martinez, se non sbaglio, è all'Inter da 7, 6, 7, 8 anni. È il capitano, è l'uomo simbolo, è il goleador, è leader, insomma, è leader tecnico e anche di personalità, insomma. C'è tutto per essere l'uomo che guadagna di più in questo. Adesso sono un po' curioso, perché sono un po' curioso, perché poi quando aumenti l'ingaggio a uno, le voci dicono sempre, e adesso poi arrivano a ruota tutti gli altri. Ora arriverà Barella a bussare, Calhanoglu a bussare, vedremo come evolverà. Bisogna vedere se è così. Adesso io non ho in mano le scadenze di questi giocatori qua, Calhanoglu o quant'altro, però insomma vedremo. Vedremo come andrà a finire. Detto questo, è giusto aver rinnovato, per quanto mi riguarda, se parlo da sportivo, no? Poi ho evidentemente da milanista e da
E da avversario avrei preferito un Inter senza Lautaro, anche perché a ogni derby ci castiga. E non vorrei che nei bonus, come ho detto prima, gli hanno messo pure quella pustilla lì. Se fai gol al derby sono un paio di milioncini in più. Scamise. Due li dobbiamo fare sicuri. Anzi, mi sa tre perché c'è anche la Supercoppa Italiana. No, la Supercoppa Italiana no, perché il Milan deve giocare prima la semifinale con la vincente della Coppa Italia, che è la Juve, perciò per incontrare l'Inter poi bisogna battere la Juventus in semifinale e l'Inter battere l'Inter che incontrerà in semifinale, l'Atalanta, ecco, perché l'Inter incontrerà l'Atalanta che ha perso la finale di Coppa Italia, il Milan è arrivato secondo, incontrerà la vincente della Coppa Italia. Se il Milan vin dovesse vincere con la Juventus e l'Inter con l'Atalanta, allora ci sarà un altro derby e altro bonus per Lautaro Martini. Vabbè, dai, prendiamola a ridere. Ragazzi, comunque vedete com'è, insomma, da una parte del Naviglio sembra che, sì, non sembra, va tutto bene, non solo per quanto riguarda le vittorie, il campo, perché comunque l'Inter ha vinto, ma anche come gruppo mi sembrano molto più uniti. Dall'altra parte del Naviglio si vocifera di cessioni, Theo Hernandez al Bayern di Monaco, Leao è sempre un terno al lotto, non si sa ancora chi è l'allenatore, non c'è ad oggi non c'è, poi magari c'è tutto, c'è il progetto più bello del mondo dietro le quinte, non lo dicono e vogliono fare la sorpresina. Cucù, arrivano, ecco, adesso abbiamo preso. Mi sembra poi tutto un. Boh, non lo so, non lo so. Comunque c'è da dire che a livello mediatico, da una parte del Naviglio è tutto rose e fiori, e dall'altra un po' meno. Insomma, è così che viaggia in questo momento Milano. Vedremo se ci sarà qualche ribaltone nel frattempo. Dai, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti. Mi raccomando, fate una buona serata, un buon venerdì sera. Vi abbraccio di cuore a tutti. Un bel like al video e, come dico sempre io, belli siete.